Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi torniamo a dare uno sguardo alla classifica delle moto più vendute in Italia. Tra poco uscirà la classifica nuova da gennaio a marzo 2024, però c'è ancora tempo per dare un'occhiata alla classifica delle top 10 moto più vendute in Italia a febbraio 2024. Vi ho già portato a inizio mese la classifica assoluta top 20 da gennaio a febbraio, oggi guardiamo soltanto a febbraio 2024. Un mese interessante soprattutto per la Yamaha, visto che a febbraio, insomma, Yamaha aveva 4 moto nelle top 10 più vendute, compresa anche le MT-07, Tenere, Tracer A9 e anche la Tracer 7. Un buon mese anche per la Honda, con l'Africa Twin al secondo posto. Un buon mese anche per la Moto Guzzi con la sua V7 e soprattutto per la Benelli, in quanto Benelli continua a vendere una miriade di TRK 702, e infatti già ve lo anticipo, questa è la moto di nuovo più venduta anche a febbraio 2024. Lo era anche a gennaio, lo è anche a febbraio, lo sarà sicuramente anche a marzo, vi dicendo. Diciamo che questo panorama, quello che forse fa un pochettino più strano è vedere la nuova BMW R1300 GS al terzo posto dietro l'Africa Twin, perché insomma sappiamo che BMW ha sempre venduto molto anche in Italia, vederla comunque al terzo posto, cioè è un'ottima posizione di moto, ne vende tante BMW di questa 1.300 nuova, però mi sarei aspettato magari un po' più successo, ecco. Soprattutto che magari si, diciamo, portasse con un vantaggio superiore, ecco, rispetto all'Africa Twin. Invece in Italia quantomeno l'Africa Twin viene preferita rispetto alla nuova R1300 GS. Dunque, classifica. Allora, vediamo un attimo gli estremi. La moto più venduta a febbraio ha fatto registrare 673 unità vendute, quindi poco sopra le circa 650 della seconda posizione, mentre l'ultima posizione, la decima, soltanto tra virgolette 207 unità vendute, la nona 214 e l'ottava 230, quindi molta differenza dalle posizioni più alte alle ultime posizioni. Come sempre partiamo dal basso per questa classifica e poi lentamente ci avviciniamo alle posizioni, quelle più rilevanti. Dunque, decima posizione con 207 unità vendute a febbraio, abbiamo la moto Guzzi con la sua V7. La V7, ragazzi, è una moto sempre molto apprezzata. L'anno scorso ha chiuso l'anno come, diciamo, naked più venduta. Io faccio sempre così perché non la inquadro esattamente come naked, come una MT-07 o come una Hornet, ma comunque sia, diciamo, custom, stradale, chiamatela come volete, con 18 all'anteriore e 17 a posteriore. Insomma, questa è una moto che Moto Guzzi sta vendendo sempre molto bene. Va detto anche che comunque il prezzo è rimasto praticamente sempre lo stesso, con l'aggiunta del fatto che adesso è arrivata anche la versione Stone Corsa, che è veramente molto accattivante, costa soltanto 1000 euro in più rispetto alla versione normale, no? La moto è molto carina, insomma, per chi è in linea con questo design classico della casa italiana, poi comunque una moto italiana al 100%, che questa cosa qua non è comunque da sottovalutare. Diciamo che il motore magari non è granché, come neanche il peso, però comunque è un buon impianto frenante, è una moto abbastanza fresca, insomma una moto facile, sicuramente adatta a tante persone, anche alle ragazze, a chi cerca anche uno stile un po' particolare. È una moto che ha un motore bicilindrico, cilindrata 8,53 con una potenza di 65 cavalli e una coppia di 73 Nm, una moto che pesa abbastanza perché a secco siamo a 198 kg, in marcia 2,18, serbatoio molto capiente, sui 20 litri abbiamo una buona ciclistica, soprattutto con un bel disco anteriore da 3,20 mm con pinze firmate Brembo, no? Diciamo che ecco, la potenza non è il massimo, la coppia neanche, ma è in linea con questo motore, se vogliamo, cioè nel senso che la TT, no, anche la 2024 non è che abbia chissà quali numeri, però è una moto un po' pesantuccia forse, però è una moto adatta per andare in strada, è una moto che non ci fai le corse, però vai in giro, insomma,
con il tuo stile, in tranquillità, se vogliamo. Insomma, una moto che piace e quindi va bene, ecco, sicuramente non perché cerca le performance. Per quello ci sono altri generi di moto. Prezzo, la versione Stone, disponibile in 5 diverse colorazioni, molto bella la nuova verde, 9.000 euro a partire da, quindi il prezzo è rimasto praticamente sempre lo stesso. Il faro anteriore è anche molto bello, con la firma dell'Aquila l'anteriore. Il faro LED circolare, la strumentazione anche non è male, secondo me, ma comunque sì, ecco, 9.000 euro la versione Stone. La versione Special 9.400 euro, che a me onestamente non piace molto. Preferisco tra la Special, che è più classica, che ha delle forme, e la Stone, preferisco la Stone a quel punto. Poi c'è la Special Edition 10.000 euro e quella che preferisco, la Stone Corsa, sempre 10.000 euro. Quindi capite, moto italiana, motore italiano, moto Guzzi, marchio italiano, non marchio italiano che fa moto in Cina, cose strane tipo la Benelli, cioè proprio tutto italiano, 9.000 euro alla fine è un prezzo molto accettabile secondo me, quindi è una buona moto questa, facilissima vi dicendo. Poi sopra la V7 abbiamo un'altra naked, questa volta una vera naked, ovvero l'MT-07 della Yamaha, che ragazzi 214 unità vendute, vende di più rispetto alla concorrente Hornet 750. L'anno scorso la Hornet è stata la naked stradale più venduta in Europa e anche in Italia. A questo giro quest'anno fatica molto in Italia, cioè molto no, però nei confronti della Yamaha sta andando peggio rispetto all'anno scorso. Quest'anno sembra che la gente preferisca di più l'MT-07. Non capisco il perché, in tutta onestà ve lo dico, cioè sapete che io l'Hornet l'ho comprata, vi dicendo, però non riesco a spiegarmi il perché la gente preferisca l'MT-07 all'Hornet. Non vedo neanche una ragione logica per sceglierla, perché neanche il design, perché come non è bella la Hornet, non è bella neanche l'MT-07, cioè non scherziamo. Ciclistica nemmeno, motore nemmeno, elettronica nemmeno, cioè non c'è neanche una ragione secondo me per preferire la MT-07, ma tant'è, in Italia preferisco l'MT-07. No? Va detto che in Italia la Royal Enfield vende bene, addirittura la Voce, quindi vabbè, detto questo, MT-07, la moto in versione 2024, costa sempre 8.000 euro, la versione pure, che non sarebbe altro che la vecchia 2022, sempre 7.500 euro. Ecco, quella forse può essere interessante, la pure, 7.500 ci potrebbe stare, ma la versione standard 8.000 euro, veramente non capisco come faccia piacere. Non penso che sia perché sia arrivato lo schermo 5 pollici TFT, perché comunque per il resto non c'è elettronica, forse la telescopica, motore CP2, cioè tutto nettamente sotto rispetto alla Honda, però tant'è. Tre diverse decorazioni, design sempre un po' discutibile, se vogliamo lo è anche quello della Hornet o lo è anche quello della G6 8S, per intenderci, la più bella nel segmento comunque naked tra virgolette entry level, a metà tra entry level e medie secondo me è sempre la 790 Duke se vogliamo, oppure anche la MT-09, però la MT-09 è comunque una naked. Il motore è il CP2 Yamaha 2 cilindri con una potenza di 73 cavalli, cilindrata 690, una coppia di circa 68 Nm, una moto che pesa abbastanza poco perché siamo a 6 kg meno in marcia rispetto all'Hornet, 184 kg mentre comunque l'Hornet ne pesa 190, però ciclistica secondo me è imbarazzante, cioè soprattutto le sospensioni. La telescopica di Forcella non si può veramente più vedere su moto di queste categorie, nemmeno le cinesi da 3.000 euro montano più le Forcella telescopiche, soltanto la Kawasaki, ma Kawasaki entreremo in un discorso che da quando l'hanno scorporata secondo me sta andando veramente fortemente alla deriva la Kawasaki. E comunque sia, vabbè, la moto è questa, schermo nuovo TFT 5 pollici, non c'è elettronica particolare, traction control vi dicendo, e costa per l'appunto 8.000 euro. L'ho provata io 2 anni fa, una moto adatta a tutti, sicuramente facile, a tutti ma non tutti, cioè a tutti sicuramente chi è poco esperto, però per chi volesse la moto, insomma, e magari dice sono già un po' esperto, vorrei qualcosa di tranquillo, non troppo costoso rispetto a una Maxi o Naked Media, io consiglio comunque sempre la Hornet, secondo me non c'è veramente paragone, tant'è. Sopra Tracer 7, sempre della Yamaha. Tracer 7 è una moto interessante, se non fosse che recentemente è uscita la TRK
702, che è ancora più interessante visto che va a costare di meno, 7500 con il triste valigie, e praticamente il motore è paragonabile più o meno per potenze coppia ACP2 della Yamaha. Comunque 367, parliamo della stradale, questa moto va soltanto in strada, non va in fuoristrada. Della casa giapponese, motore CP2 690, quello dell'MT-07 vista prima, potenza che è sempre la stessa, 73 cavalli e coppia praticamente uguale. Va detto che è carina nella livrea nuova Phantom Blu, quella che vedete qui di fianco, e è una buona moto da viaggio. Io ho provato la versione vecchia Euro 4, che praticamente, a parte il design, è più o meno come fatta anche la versione nuova Euro 5, no? Comunque prezzo 9.200 la versione standard, no, 10.200, 1.000 euro in più la versione invece GT con le valigie laterali comprese nel prezzo, no? È un prezzo che fino a poco tempo fa ci poteva ancora stare, comunque costava di meno rispetto a 309, però 9.200, 10.200, Benelli costa molto di meno la moto. E vi dà anche, diciamo, in omaggio i tristi valigie. Quindi Yamaha l'ha preso un po' in quel posto, sicuramente in Italia, da quando è uscita proprio la TRK 702. Onestamente, tra le due moto, vi dico, secondo me vale la pena risparmiare, andare sulla Benelli in questo caso. È una cosa che probabilmente anch'io farei, a meno che non vi fidate della Benelli e preferite spendere più soldi per la Yamaha. Ma alla fine le prestazioni, ve lo garantisco, sono abbastanza equiparabili. Sopra abbiamo la Honda con la sua Transalp 750, una moto con il 21, 21-18 è l'accoppiata dei cerchi, una moto che monta il motore della Hornet 750, è un bicilindrico parallelo, 755 di cilindrata, potenza 92 cavalli e coppia 75 Nm, una moto con trattor by wire. Abbiamo il riding mode, il traction control, il brake control, e via dicendo, no? L'antimpennata, schermo TFT 5 pollici con i Bluetooth, e via dicendo. È una moto abbastanza carina, disponibile in tre diverse colorazioni: la grigia, la nera e quella tricolor rosso white. Quest'ultima sicuramente è la livrea più accattivante. Unico peccato, secondo me, è un po' il design, soprattutto. L'hanno fatto uscire già vecchia questa moto perché è uscita da poco, ma è uscita sulla base del design della vecchia CB500X, no? Quindi con le forme un pochettino molto arrotondate, molto morbide. Adesso che è uscita la nuova NX500 erede della CB500X, che io ho provato nel NX500 giusto poche settimane fa, col design nuovo, un pochettino più moderno, se vogliamo, più squadrato, ecco già comunque la Transalp sa un pochettino di vecchio. Ecco, se avessero aspettato per far uscire la Transalp, o avessero comunque anticipato l'NX500 come estetica sulla Transalp, secondo me avrebbero fatto un favore magari anche ai clienti della Honda. Però comunque la Transalp piace, ricorda poi comunque la vecchia versione della Transalp, una moto fatta per andare fuori strada pesante, 208 kg in marcia, quindi pesa di meno rispetto alla vostra moto 100DE, anche se comunque secondo me in tanti la utilizzano per andare in strada. E a questo punto vi ripeto quello che vorrei vedere io all'ECMA magari 2024, una bella Transalp col 19, così da dare comunque un'alternativa ai clienti e avere in gamma anche una concorrente per la vostra moto 100SE, che guarda caso è stata la Suzuki più venduta nell'ultima classifica, era gennaio-febbraio 2024, quindi non si vedono mai Suzuki in classifica, e la prima che compare da molto tempo è proprio la nuova 800 SE e non l'800DE, perché la gente forse si rende conto che le moto con 19 possono essere più interessanti rispetto alle moto con il 21. Detto ciò, sopra poi abbiamo la Tenere 700 della Yamaha, un'altra moto con il 21 questa. Anche qua probabilmente sfida Honda Yamaha. Avendo provato entrambe le moto, io probabilmente andrei più sulla Transalp che sulla Tenere, anche perché comunque la Transalp ha più motore, no? Più elettronica. Tenere invece, ok, la ciclistica, però come motore e come elettronica non è che sia granché, anche se comunque in questi termini, essendo moto con il 21, diciamo che non serve avere chissà quale motore con chissà quale potenza, però tra le due versioni, tra le due moto
Yamaha e Honda, onestamente andrei più sulla Honda, quindi non capisco bene perché in tanti preferiscono andare sulla Yamaha, se non per il fattore design, quello sì, come estetica la tenderei sicuramente più bella, più accattivante, più affascinante rispetto alla Transalp, quello poco ma sicuro, soprattutto la livrea blu è veramente molto bella. Comunque tenere 700, abbiamo diverse versioni in gamma 2024, tutte con il 21, 21-18 come accoppiata dei cerchi, anche la Explore tutte con il 21, quindi tutte moto che nascono per il fuoristrada. Abbiamo la versione standard 11.000 euro con il motore CP2 dell'MT-07 e 307 viste prima, potenza non va a cambiare, sempre 73 cavalli. Due diverse colorazioni, dicevo, 11.000 euro la versione standard. Poi abbiamo la versione Explorer, quella più indicata per andare in strada e per viaggiare, anche se è un po' controsenso su una moto con il 21, a quel punto meglio prendersi comunque la 307, 11.800 euro. La versione Extreme, che è l'opposto dell'Explore, abbiamo parafanga anteriore alto, pirata per andare in fuoristrada, quindi escursioni anche maggiorate rispetto all'Explore, 11.900. Probabilmente la versione da acquistare, se vi interessa, tenere 700, vi interessa fuoristrada. Poi c'è la Rally Edition, abbiamo 12.500 euro, con sella Piattarelli, scarico Krapovic, di serie con la moto. Con livrea Heritage White, rossa bianca, molto carina. Poi c'è la World Ride che ho provato io, 13.100 euro, con sempre battaglio sdoppiato, veramente molto bella, autonomia circa 500 km. Poi la Toppa World Rally, 14.400 euro. Tra tutte queste versioni, vi ripeto, secondo me la più interessante è proprio la Rally, la Extreme 2024, perché è quella che costa poco di più rispetto alla versione standard, e vi permette un fuoristrada un pochettino più pesante. La World Ride, World Rally sono belle, ma adatte per andare nei deserti, nelle giungle, no? Per quelle avventure lì, non per andare in strada. Dove da noi in Italia, poi soprattutto, non è che vai a fare chissà quale fuoristrada, lo sapete benissimo. Sopra Ducati Multistrada V4, crossover italiana, concorrente della BMW R1003 GS o della KTM 1090 Super Adventure S. Prezzi sempre molto alti, si parte dalla base 20.000, in versione soltanto livrea Ducati Red, con cerchi in lega, sospensioni normali, motore Gran Turismo, V4, 1158, 170 cavalli di potenza e 125 Nm di coppia, quindi motore pazzesco. Una moto poi che si può avere anche in versione V4S, quindi sospensioni elettroniche in quel caso, con diversi allestimenti, volendo anche il radar anteriore e posteriore, però si va a pagare a parte ovviamente. Cerchi in lega, cerchi a raggi, diverse colorazioni, si parte da 24.000 euro, poi c'è la Grand Tour, novità 2023-2024, poi c'è la Rally 27.500 euro e poi c'è la Apex Peak e la V4 RS, la RS 37.500 euro circa di prezzo, la Apex Peak e RS sono le due versioni con 17 come accoppiata dei cerchi, quindi tutte le altre V4 hanno 19-17, anche la Rally, soltanto Apex Peak e V4 RS hanno 17 all'anteriore, quindi le RS e Apex Peak sono più stradali, mentre le altre versioni sono anche adatte per andare in fuoristrada. Sopra ancora Tracer 9. Tracer 9, ragazzi, è la crossover della Yamaha che io straconsiglio veramente a tutti, perché è una moto ancora fresca, ancora giovane, uscita nel 2021, anche se dovrebbe in teoria arrivare una versione nuova a questo ECMA, come è successo per l'MT-09, potrebbe arrivare facilmente anche la nuova Tracer 9, soprattutto visto che l'hanno beccata in una fase di test in strada tipo a fine 2023. Comunque, una moto fresca, giovane, ottima tecnologia, ottimo motore, CP3 Yamaha 3 cilindri, ottima potenza, vi porto ovunque, ottima coppia, bella cattiva, agile, bella, fa scena, bella strumentazione anche se vogliamo, insomma un bel pacchetto questo qua che Yamaha ha confezionato, secondo me è la moto migliore che attualmente ha in gamma la Yamaha. Dovrebbe fare Yamaha, se fosse furba, una Tracer 10, però col 19. Per fare concorrenza alla Multistrada o alla Honda con la sua Africa Twin Adventure Sport 2024, col 19 oppure BMW R1003 GS. Se sfruttassero un motore MT-10,
Secondo me con 19 uscirebbe una moto veramente pazzesca, oppure una moto con 17, però una maxi crossover, insomma, stradale. Yamaha io sicuramente ci penserei a farla. Detto questo, 3.6.9, prezzo della versione base, 12.200 euro, molto bella livrea Redline, quella rossa. Poi c'è la GT che ho provato io nel 2021, livrea c'è quella grigia, Power Grey mi sembra che si chiami. E poi c'è la Icon Performance, in questo caso abbiamo sospensioni elettroniche tra le altre cose, 14.700 il prezzo. E poi la top, bellissima in questo caso, livrea bianca, la GT Plus, però stilici 1.500 con Active Cruise Control, radar anteriore, non posteriore ma anteriore, schermo tutto TFT completo, bello grosso, però la moto a quel punto secondo me va a costare un po' troppo per essere una moto comunque col CP3. Da 120 cavalli con il motore 890 dell'MT-09, cioè, secondo me il top è la GT 14.700 perché ti costa poco di meno rispetto all'Africa Twin. È una stradale, però è comoda, fatta bene, bella agile, bella cattiva e ha un motore più performante comunque come potenza, quantomeno rispetto all'Africa Twin. Per fare diciamo, un confronto con un'altra moto che alla fine la gente utilizza per andare più che altro per viaggiare su strada, no? Africa Twin con il 21 la base, ma secondo me in tanti comunque lo utilizzano per andare in coppia, magari a farsi i giri nel weekend. Ecco, poi per il resto, oltre al motore, comunque è una buona ciclistica, un buon pacchetto elettronico, schermo TFT, abbiamo piattaforma di a 6 assi, cambio elettronico, abbiamo l'antimpennata, traction control, slide control, engine brake control, riding mode, insomma. Una moto fatta secondo me benissimo, che non costa tantissimo, quindi veramente da parte mia questa moto è super consigliata. E adesso entriamo nelle top 3 moto più vendute a febbraio 2024. Dunque, terzo posto per la BMW R1003 GS 2024. BMW ragazzi, l'ho provata sabato a Piacenza, sul canale avete visto la prova, qui di fianco sta girando la prova che ho fatto per l'appunto sabato scorso, quella di Piacenza. È una moto pazzesca, cioè motore nuovo, cilindrata 1.3 shift cam della BMW, bicilindrico, 145 cavalli, 150 Nm di coppia, 237 kg di peso. Non si è capito bene se a secco, in marcia BMW nel sito dice in alcune parti che è a secco, poi da altre parti che è in marcia. Poi qualcuno mi ha fatto notare che c'era un articolo dove si faceva riferimento a questo discorso qua e si era scoperto che il peso poi alla fine era a secco. Però anche se fosse, ragazzi, che il peso fosse 260 in marcia, vi dico, avendola provata, è una moto molto facile, una moto ben gestibile. Una moto che dà molto feeling, è una moto che io straconsiglio per chi ha i soldoni. Un buon pacchetto tecnologico, sospensioni, telelever, paralever in versione Evo, abbiamo poi con tutti i vari optional anche se volete il DSA, sospensioni elettroniche, cambio elettronico, insomma una moto veramente fatta molto bene, ovvio al suo prezzo. Però rieccomi qua, scusate, ho fatto un taglio, ma ho un po' giù la voce, se avete notato, perché ho fatto il giro appunto con BMW sabato e avevo giù non avevo lo scaldacollo dietro. Ho preso un po' d'aria al collo, quindi ho perso anche un po' la voce. Quindi sono andato un po' a bere l'acqua, mi sono un attimo ripreso. Comunque dicevo, la BMW veramente è una moto spettacolare, cioè da guidare è veramente fantastica. Un ottimo pacchetto elettronico, una bellissima strumentazione, un ottimo feeling da guidare, poi è quasi un giocattolo, cioè non ti rendi conto del suo peso, o non ti sembra quasi essere su una moto troppo grossa, no? In genere comunque la gente associa il GS alla classica BMW grossa, magari da vecchi, via dicendo. In realtà, cavolo, è un bel giocattolo, cioè va veramente molto bene, motore impressionante per coppia, per spinta. E quindi capisco perché abbia questo grosso successo, anche se vi dirò la verità, in tutta onestà a un certo punto ho pensato, sì, ma io spenderei 25.000 euro, io ho provato la Tramontana, no? Quindi con il pacchetto praticamente full optional della versione demo, e ho pensato, spenderei 25.000 euro per questa moto.
Onestamente, ho detto tra me e me, probabilmente no, cioè nel senso che per come uno va in strada realmente, al di là del magari rettilineo dove apri tutto con il gas e vai a 240 all'ora, ma realisticamente in strada alla fine vai sempre a 130, poi c'è sempre comunque la paura dell'autovelox e via dicendo, quindi in maniera realistica dici alla fine in strada per andare a magari viaggiare anche in coppia ti basta e avanza magari qualcosa anche che vada a costare di meno in casa B&W o magari anche guardando in casa della concorrenza. Quindi è molto costosa, probabilmente io non spenderei tutti quei soldi, ma se fossi uno con tanti soldi sicuramente, ecco, se volessi il meglio del meglio, penso che andrei proprio sulla BMW, più che non sulla Ducati o non sulla KTM, prenderei sicuramente la R1003 GS. Per motore, ecco, per ciclistica, per come è fatta, per l'estetica, perché tocchi le plastiche, dici cavolo, wow, per il design nuovo, il faro nuovo, insomma, una moto molto riconoscibile. Una moto che poi sicuramente insomma è appena uscita, quindi prima che uscirà una versione nuova magari passeranno 4-5 anni. Invece magari capite, l'Africa Twin potrebbe essere magari rivista prossimo anno, perché comunque progetto ha un po' di annetti anche come estetica. Idem la KTM è quasi sicuro che quest'anno arriverà nuova 2025 con design nuovo e la multistrada magari anche, quindi capite, invece BMW spendete tutti quei soldi e avete un mezzo che comunque per diversi anni sicuramente sarà sempre quello, non verrà aggiornato in maniera pesante. Prezzo 20.850 la versione Light White con la bianca, con prezzi salire in base ai vari allestimenti e vari pacchetti e varie colorazioni. Se vi interessa la livrea, la nera, la Triple Black o la blu, bianca, rossa, GS Trophy, più 850 euro rispetto ai 20.850 della base. Se volete la tramontana che ho provato io, più 2.800 euro. Poi entriamo nei pacchetti. Se volete il Dynamic di pacchetto sono 1.650 euro in più con il DSA, Dynamic Suspension Adjustment, sospensioni elettroniche con come sensazione del carico, cambio elettronico, Ready Mode Pro, Dynamic Pro, Enduro Pro e Sport Brake, comprese nel prezzo, però comunque sono 1.650 euro in più, capite? C'è un bel prezzo. Sella adattiva, altezza adattiva sono 550 euro. Ecco, il sistema che vi permette di abbassare la sella ad 850, 820 quando vi fermate o ripartite, no? Per facilitarvi comunque la seduta sulla moto e altre cose. Adesso, tipo la riding assist, radar anti-collisione anteriore e posteriore, sono tipo 800 euro. È un sistema radar completo, tipo quello della Multistrada V4. Cioè, questo per dirvi che comunque è facile da 20.850 passare a 25-27.000 euro, no? Quindi è una moto molto costosa per carità, però quando ci salite sopra dite wow. Però dite anche wow, ma cosa me ne faccio di tutto questo, di questa cosa che la moto mi offre? Ecco, sicuramente questa magari è una cosa che uno potrebbe pensare, però per chi se lo può permettere, veramente pazzesca, moto bellissima, provatela se potete. Si può prenotare un test dal sito BMW Motorrad Italia nella sezione Test Now. Poi, proverò poi sicuramente tra poco anche la nuova F900 GS 2024. Poi sopra, seconda posizione, l'Africa Twin 2024, vende poco di meno rispetto alla TRK 702. In questo caso abbiamo diverse versioni perché c'è la standard e la versione S che montano il 21 l'anteriore, novità, la versione Adventure Sport monta il 19, un autogol secondo me per la Honda, perché a quel punto la gente in teoria in un mondo normale andrebbe sulla concorrenza, in realtà in Italia vanno comunque sulla Africa Twin. Concorrenza comunque, ecco, che prima era composta soltanto dalla Super Adventure R, se vogliamo, della KTM, adesso con il 19 Adventure Sport fa concorrenza alla Ducati V4 Multistrada, BMW R1003 GS e anche alla KTM 1090 Super Adventure S, e l'Honda ne esce distrutta da ogni punto di vista. Motore, ciclistica, elettronica, ogni qualsiasi cosa che possiate pensare. Però nonostante questo, in Italia Africa Twin vende di più rispetto alla BMW.
Ma magari anche perché, insomma, l'Africa Twin ci sono tre diverse versioni, magari la più venduta alla fine è la versione base da 15.300 euro, anche se non lo so perché, insomma, Honda aveva dichiarato una volta che le versioni di GT e Adventure Sport sono le versioni anche più vendute rispetto alle altre in gamma. Tant'è, comunque, tre diverse versioni, la standard soltanto con il 21. E niente di GT, se vi interessa la versione meno costosa. Di GT si può avere soltanto sulla versione ES e sulla versione Adventure Sport. La versione S prevede anche sospensioni elettroniche semiattive Showa e RA, che monta anche Adventure Sport. Il motore l'hanno rivisto rispetto all'anno scorso, anche se di poco, perché alla fine comunque è sempre quello, 1100 bicilindrico. Potenza invariata molto bassa perché siamo a 102 cavalli e coppia aumentata di poco perché siamo a circa 112 Nm. Sono dati molto bassi se parliamo delle concorrenti BMW che ne ha 150 Nm, Ducati 125 oppure 140 Nm della KTM. Poi potenza anche lì uguale perché BMW 145, Ducati 170 e KTM 160, e quindi già di motore l'Africa Twin è messa un po' male. Però prima c'era la scusa del fatto che l'Adventure Sport da 20.000 e passa euro aveva il 21, quindi non deve andare fuori strada, non deve andare in strada, ma deve andare fuori strada tendenzialmente, ma adesso con il 19 quella scusa non c'è più e quindi la concorrenza secondo me è nettamente superiore. Mentre Adventure Sport, insomma, è la versione che monta il 19 all'anteriore, quindi adatta più adesso ai viaggi su strada che non alla versione 2023. Per quanto riguarda i prezzi, 15.290 la versione standard 2024, 16.290 la versione S normale, DCTS più 1.200 euro circa, siamo a 17.500 euro. 19.290 euro la versione Adventure Sport 2024 standard, la versione DCT 20.500 euro circa. Mi ripeterò un'altra volta, però Africa Twin Adventure Sport DCT 20.500 circa e BMW R3GS anche in versione standard 20.850, tutta la vita la BMW, ragazzi. Poi è vero che la BMW è base. Se volete cambio elettronico si va a pagare a parte, no? A pacchetto Denam che vi dicevo prima, sono più 1.600 euro, solo quello, però offre comunque molto di più, ecco, rispetto all'Africa Twin. E poi, prima posizione, ragazzi, la TRK 702 e versione X, moto stravenduta questa, 7.500 euro in promo con tre stivaligie. Dovrebbe essere ancora attiva questa promozione e sicuramente aiuta a spingere le vendite di questa moto. Motore 698 bicilindrico, 70 cavalli di potenza, 70 Nm di coppia. Una moto che pesa in marcia 236 kg, che sono tantini, però una moto comunque con questo motore pesa di più rispetto alla Tracer 7 che citavo prima, insomma, in ottava posizione, se ricordo bene. È una moto carina come fatta, vi consiglio la livrea forest green, soprattutto le livree della versione X sono molto belle. La versione X è quella più da fuoristrada con 19, la stradale monta 17. Io ho provato la versione con 17 e mi sono trovato molto bene, cioè per quella cifra lì, ecco, è una buona moto. Non ha niente di che, cioè non è che dici ah, a questa cifra, a quello, a quella ciclistica, a quella strumentazione, a quel motore, non ha niente di che questa moto. Però costa il giusto, cioè costa quanto dovrebbe costare una moto di questo tipo. Poi viene fatta in Cina, va bene quello che volete, però costa il giusto, ragazzi, costa il giusto ed è giusto che comunque questa moto venga premiata. Ve la consiglio molto di più rispetto alla 502. Non ci pensate nemmeno tutta la vita, meglio spendere 1.500 euro in più e andare sulla 702 rispetto alla 502. Cioè proprio è. Se avete magari qualche patema d'animo del tipo cavolo, la 702 magari è troppo grossa, troppa potenza, magari sono le prime abili, non sono molto capace di andare in moto, vado a farmi male, tranquilli perché se guidate
la 502 guidate anche la 702, cioè ve lo garantisco, sono due moto molto facili, molto intuitive, pesano abbastanza, sono un po' lente anche nei movimenti, quindi comunque non avete quella cosa del dire magari, capite, sbaglio una manovra e la moto mi sguscia via perché è leggera, no, anzi è molto, è pesante come la moto in sé e quindi perdona anche se vogliamo molti errori, poi dipende quali errori, però capito, non è quella moto svelta che vi porta magari ad andare molto veloci in strada, questo intendo dire. Però ha un buon motore, è facile, una moto adatta per viaggiare, per andare anche fuori strada, quindi vende e va bene, ecco, magari può essere un messaggio, una campanella d'allarme magari per le concorrenti giapponesi di abbassare un pochettino il prezzo perché stanno raggiungendo veramente dei livelli di prezzi molto alti, le varie Yamaha, Honda e via dicendo. Anche se la Honda con le nuove Transalpe Hornet si è un po' ripresa il discorso prezzi, facendo delle moto comunque fatte bene a dei prezzi ragionevoli, riciclando un po' di qua e di là della gamma 2023-2024, tipo strumentazioni, parti insomma in plastica, però alla fine offrono delle moto fatte bene con dei prezzi ragionevoli. Però Benelli brava perché la moto comunque l'ha imbroccata sicuramente giusta. Da questo video ragazzi è tutto, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa classifica, se avete comprato o provato una di queste moto e se ne avete comprato una di queste, per quale motivo l'avete scelta, cosa vi è piaciuto. Il mio consiglio, ecco, se non avete un grosso budget, una moto da andare in strada, budget ridotto, la TRK 702 da parte mia, 7500, è un prezzo super bomba, ve la straconsiglio. Se avete un budget medio, Tracer 9 per andare in strada in coppia, veramente è fenomenale, veramente un'ottima moto per feeling, ci provo sul canale che ho fatto 2 anni fa. Per cattiveria, per elettronica, una moto veramente completa in tutto e anche bella da vedere. E il top del top, la BMW R 1003 GS in versione tramontana, bellissima ragazzi. Mi ero fermato a fare un video insomma durante la prova e erano passati un gruppo di ragazzi, si erano fermati a guardare la moto e anche un gruppo di signori si erano messi lì, braccia dietro la schiena, a osservarla e fare vari commenti perché è veramente una moto che tira gli sguardi. Detto questo, saluto come sempre Erika e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!